Quindi, sapendo che il Flicker Strike, cazzo sta, senza nessuno. Eccolo. Contando che il Flicker Strike diventa senza cooldown se abbiamo un Frenzy Charge, le Frenzy Charge si svilupperanno con l'aiuto di questo e di... Cazzo sta... Non ce l'ho neanche più equipaggiato. Cazzo era? Blood? Era rossa. Ah, generava una carica. Non... Aspetta, forse non era rosso. Però vediamo allora. Iniziamo a build all'arma. Flicker Strike. Oh no. Ok. Poi Flicker Strike, Multi Strike. Fortify, diciamo, dai. Ah, Fortify che non ho. Che non ho qui. Vediamo se la vende. Ah, non ce l'ho, mi sa l'NPC. Lilirot, sì. Ok. Dovrebbe stare qua. Eccolo. Fortify è increased critical strike. Ma che l'avevo messo? Assaggio su Sander. Ok. Che adesso non serve più Sander. Sandra. Faster attack neanche serve più. Ora. Poi cos'altro serve? Immortal Call, Cast Wind Damage Taken, Increased Duration e Blood Rage. Ah, partiamo un attimo. Partiamo un attimo a posto sta roba che sta riempì. Ok. Caccia? No. Immortal. Cast Wind Damage. Increased Duration. Increased Duration. Non so se ce l'ho. Cosa? Mortal Call è questo. Blasfemi, che cosa ci serve? Leap, Ancestral, Blood Magic, Faster Attack. Ah, quindi Leap va con Blood Magic. E qua? Assassin, Blasfemi, Herald of Ashe, Arctic Armor. Ah, ok, esattamente come ce l'ho io gli stivali. Il problema adesso è i guanti dovremmo cambiare. Però prima mi serve Increased Duration. Vediamo se lo vende. Increased Duration Support. Ah, questo è, ma ce l'ho. Non ce l'ho? L'avevo. Ah, si vede che l'ho usato in un altro PC. Less Duration. Vabbè, lo riprendo con un Orb of Chance. È questo, sì.
Sì. Dov'è che va? Immortal, cast wound damage taken. Rosso, 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 verde. Increase. Anche cast wound damage taken, ecco. Increase duration. Cos'è poi? Verde. Blood rage. Cazzo sta? Non c'è. Buster. Non ce l'ho. Blood rage lo devo trovare qua. Eccolo. Il blu che è? C'è l'altro rosso? Immortal Call e Increased Duration. No, prima devo cambiare i colori. O trovare un item con già i colori giusti, vediamo. Allora, mi serve un elmo con... Mi serve un elmo con rosso, rosso, rosso e verde. Tre rossi e un verde. Questo Diamond Ring ce lo dovrei già avere, sì. E credo sia il massimo 26%. Almeno del livello 38. Quindi serve un elmo rosso, rosso, rosso e verde. E i guanti? Che colori i guanti? Rosso, 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 verde. Ah, tutti. Ok. Tre rossi e un verde è tutto. Guanti e elmo. Tre rossi e un verde. C'è tre rossi e un blu qui. C'è quattro rossi. Ok. Poi c'è qui. Tre verdi. Oh, rosso, 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 verde, però... Non sono collegati. Non ho binding, quindi non posso. E vabbè. Incredibile, tutto il contrario, ciò. Vediamo di qua. Rosso, rosso, rosso e blu. Ma perché? Che palle. Guarda che roba. Incredibile. Quanti colori è uno? Vabbè, proviamo. Ok, allora, visto che dobbiamo ripiegare come i rumeni, dobbiamo togliere Mortal Call, cast wound damage taken, increased blood rage, increased duration. Increased duration devo togliere. Increased duration e mettere blood rage. Dove cazzo sta? Ce l'ho già. Mettere... Mortal Call? Sì. Ok. 4, 3, 4, 5. Fisica di wild increase attack speed, life leech, clean air while it is... Active refreshes the buff duration and can grant a frenzy charge. Can. Quanto c'ha di percentuale? 25%. Ma aumenta? Mi sa di no. Non credo aumenti. Ancora non è fattibile sta build. Ci mancano i pezzi. Flicker strike ok, però. Lip slam, faster attack. Cos'altro c'era? Lip Slam, Faster Ancestral, Blood Magic. Blood Magic. Vedi. Ah,
Allora, stivali vanno bene così. I guanti, tutto il resto fa schifo. Perché anche i guanti mi servono tre rossi pezzi sta build, non si può giocare, non si può usare. Cazzo. Vabbè. Però intanto c'è la spada, poi quando sarà. Allora, non vedo dove devo mettere il punto. Qua. Ho tutto il giro, vendo qua, 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 qua. Poi così. Poi sopra fino a qua. Vedi. Ok, ok. Anche qua sotto. 1 e 2. Razor Edge Blade Master. Visto. Mettiamo un punto. Un altro. Ah no, ok. Ok. Non funziona la build per ora. Posso provare, ma non credo funzioni. Mettiamo anche la bibita, mettiamo. La roba la possiamo mettere a posto però, Se la mettiamo nella leggendaria. Posto. Proviamo. Vedi qua. Quindi sarebbe da fare così. Piazzi il totem. Piazzi il totem, poi per Blood Rage. Non me lo fa. Ah vabbè, parte automatico. Perché Strike non me lo mette. Ecco. Sono morti subito. Grazie il totem. Vedi? Già ha senso. Ok. Già funziona relativamente. Però ne è al massimo. Poi sarebbe anche da Fortify. Funziona però, cioè. Fa anche il bel danno, però purtroppo mi servono dei pezzi. Cazzo di sorrimento. Vabbè. Me ne sono uscito fuori. Orb of Fusing. Proviamo la pozza e cerchiamo di fare qualcosa. Non è male. Funziona. Però il problema adesso è prendere i guanti giusti e potenziarla. Non capi un cazzo, non ci sto a capire. Ma sta fuori sta build. Cazzo sta fuori. Ok. Aia, dai. Quindi sembra tipo così all'infinito i crit. Bellissima. Dove posso andare a spaccare i culi qua? Quindi vedi che funziona. Funzionare funziona, però. Durasse di più. Durasse di più Mortal Kombat e Blood Rage. E durasse di più. Facessi più critici. E poi più danno va in generale. Perché se no funzionare funziona. Il problema è che non è al massimo. Al massimo è fighissimo.